La regione conferma, riparte la tratta ferroviaria Campobasso-Termoli, ma non sarà elettrificata, per cui poco competitiva. Cambiamo argomento, ci occupiamo adesso di trasporti. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa per illustrare i dettagli della riapertura della linea ferroviaria Campobasso-Termoli. Chiara Balestrazzi. La buona notizia è che partirà, la cattiva è che almeno per il momento non sarà elettrificata e i treni saranno quelli di prima. Stiamo parlando della linea Campobasso-Termoli, di nuovo attiva a partire dal 9 agosto. I lavori procedono almeno per il primo tratto che dovrà essere completato entro il 2021, ci sarà poi l'impegno da parte di questo governo di trovare risorse per completare quello che è assolutamente necessario per rendere il Molise al passo con i tempi. Quattro le corse giornaliere, due da Campobasso alle 6 e alle 18.25 e due da Termoli alle 6.12 e alle 12.05. Un'ora e 50 minuti la durata prevista per gli 87 km di percorrenza sul binario unico. E quattro saranno ai nastri di partenza le fermate lungo la linea: Matrice, Campolieto, Casa Calenda e Larino. Poi dal 15 settembre si aggiungeranno Bonefro e Ururi. E infine dal 15 dicembre Guglionesi e San Martino completeranno la tratta. Questa riapertura ci consentirà di poter riavere, nel più breve tempo possibile, anche i sistemi di manutenzioni che erano una volta su Campobasso e che adesso sono in altre regioni. Quindi questo è stato tra gli altri anche gli obiettivi per ridare alla nostra regione una continuità di percorrenza su ferro che attraversa tutta la regione e che non sia un tronco mozzo. Molti lavori in questi tre anni di chiusura effettuati su rotaie, gallerie, sfalcio, consolidamento dei viadotti ed eliminazione di alcuni passaggi a livello privati che rallentavano ulteriormente la corsa, per un totale di 15 milioni di euro di interventi a carico di RFI. Il biglietto costerà 5,10 euro, mentre allo studio ci sono gli abbonamenti per i pendolari, per un'opera che contribuirà a far uscire dall'isolamento alcuni paesi, ma che di fatto non è ancora competitiva con la gomma.